Lisce a terra Gabriel. Il giocatore dell'Olympus che già ricomincia a giocare sempre con Dominguez che allarga sulla sinistra verso Costa. Costa contro uno, può liberare il destro. Bravo vostro, grande bravo, parata ragazzi, del portiere. Invece Ciutano guadagna metri l'Olympus, palla sulla Felipe, destra lì, Felipe, la finta, rientra sul destro ancora verso l'M. No al tiro la palla in verticale, l'1-2 con Siciliano, il sinistro alto di poco portiere. C'è la caccia e pepe sullo stomaco. Calcio d'angolo, la palla al centro, colpo di testa di Siciliano, vola il portiere e para. Cambia gioco Pellaghini, avanza il numero 6. C'è la sovrapposizione, ora servito Aro, rientra il sinistro di Aro. C'è il gol dell'1-0 dell'Olympus. Bravo Dedo, bravo squadra. Si alza questo bandone, ottimo il controllo da parte del numero 10. Poi calcio, mamma mia che gol, 2-0. Victor! Matto Lorio! Oddio! Oh, oh. Pazza via l'Olympus che si appoggia al proprio numero 10 con una Veronica, va via alla fine, destro! Gol straordinario, il secondo della sua giornata di Carvaio. Finisci bene questa partita così. Carvaio pensa al tiro, Carvaio tripletta personale del numero 10. Rossi in bucata per Castellana, altro uno contro uno di Castellana, questa volta con il destro, il colpo di tacco è buono a liberare un proprio compagno che apre il piattone e segna, riapre forse la partita il Pomezia con Mongale, c'è ancora tempo. Calcio di punizione al limite dell'area, ha battuto veloce, è tutto regolare, attenzione perché ci deve esserci il contropiede per Carvaio. Carvaio va via, uno contro uno, ancora Carvaio, lo accompagna un compagno, ha cercato il tocco sotto, para il portiere, attenzione perché è scattato sulla sinistra Carvaio, invece preferisce servire sulla destra il numero 9. Adesso va da Carvaio, il tocco di Carvaio per un proprio compagno, para il portiere. Chiude ancora Siciliano, lungo linea, palla sul fondo, il destro incrociato, palla murata, ancora buona per il numero 9 che alla fine scarica ancora per Lemmo, il tiro di Lemmo, ancora Siciliano con il sinistro, la serpentina, il destro, azione confusa, alla fine finisce fuori, nulla di fatto per il Pomezia. Palla sulla destra, attenzione perché può convergere sul sinistro, ancora buona, il tiro, la palla non è entrata, solo traversa. Marco, alla fine riesce a sfondare sulla sinistra Gabrielli, avanzano due giocatori dell'Olympus, Gabrielli cerca la soluzione personale, anzi no, si appoggia a Carvaio, Carvaio la palla al centro, arriva puntuale, il rimorchio di Costa che chiude definitivamente la partita. Finisce qui la partita, passa l'Olympus che vince 5-1 contro il Pomezia.